l'Italia è subentrata al Portogallo, adesso siamo noi la squadra campione d'Europa, ti voglio chiedere se magari anche il fatto che voi non siete più campioni d'Europa, questo dispiacere è un po' mitigato dal fatto che immagino la tua seconda patria un po' l'Italia lo sia diventata invece campione d'Europa. Ti chiedo questa cosa qui per partire, anche come hai vissuto un po' la serata di ieri, come l'avete vissuta un po' come squadra, anche i tuoi compagni, immagino gli italiani più scatenati di tutti. No, ovviamente c'è, cioè, triste nel senso che ovviamente aspettavo per tutta la qualità che Portogallo aveva di andare oltre da quello che ha fatto, però il calcio giustamente è così. Posso dire che sono contento che ha vinto l'Italia, perché mia moglie è italiana, i miei figli sono italiani, sono più di 10 anni che vivo praticamente in Italia, quindi sono molto contento. Poi come le abbiamo vissuto, siamo stati tutti fuori in albergo a guardare la partita insieme, penso che abbiamo tifato tantissimo, abbiamo anche sofferto tanto, però è stato bello alla fine che sia Italia riuscita. Non solo per il calcio italiano, ma anche per la Serie A, ma per tutti i miei compagni italiani. Magari l'Italia ci ha insegnato che quando si è squadra si possono superare tanti ostacoli, magari non era poi la favorita all'inizio. Quello che dovete fare voi, essere squadra il prima possibile, come siete stati in queste due stagioni, Miguel? Sì, nel senso, come vedo io, Sono d'accordo, perché giustamente la parte principale del calcio non è ogni tanto solo individualmente, perché non è uno sport individuale, è uno sport collettivo, quindi c'è bisogno di tutti, sia quelli che magari giocano di più, ma sia anche quelli che stanno fuori o che non giocano di meno, sono quelli più importanti. Penso che anche la nostra forza come Hellas questi 2 anni e quello che siamo riusciti a fare, che sono state cose bellissime, perché mi ricordo benissimo quando sono arrivato qua 2 anni fa, la conferenza stampa diceva che l'Hellas era la prima squadra che retrocedeva. Mi rimane un po' triste, nel senso, perché il primo anno poi tutti sappiamo com'è finito, perché se non è stato il Covid magari riuscivamo a fare qualcosina in più, però il nostro obiettivo è stato quello di salvarci, quindi siamo riusciti. Poi ovviamente il secondo anno sono tante cose che sono di nuovo cambiato, però merito anche dei miei compagni e dello staff e anche della società, perché penso che hanno capito tutti quanti quanto è importante il gruppo e quanto è importante la squadra, prima noi e dopo io. È quello che dobbiamo portare avanti, perché questo terzo anno sicuramente sarà quello più difficile degli anni precedenti. Hai parlato tu dei 2 anni da cui arriviamo. Mi togli una curiosità: noi ti abbiamo sempre considerato un po' l'allenatore in campo, quasi un prolungamento di Ivan Juric. Volevo chiederti se ti aspettavi che finisse così la storia di Ivan Juric con il Verona, se ti ha colto di sorpresa, se invece te lo aspettavi, e anche qual è stato però l'impatto adesso con il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, Miguel. No, penso ognuno ha il suo pensiero. Sicuramente Ivan alla fine stagione ha fatto i suoi pensieri, non lo so, e ha deciso quello che ha deciso. Tanto ormai adesso non serve neanche pensare a quello che è successo, quello che noi dobbiamo concentrarci, quelli magari che sono qua più tempo, che è il mio caso, di altre mie compagne, di certa forma aiutare il nuovo mister, perché sicuramente ha anche le sue idee, quindi dobbiamo iniziare a capire bene, perché come ti ho detto tutti quanti siamo importanti e qua la nostra forza è il gruppo, è come se fosse una seconda famiglia, quindi ci cabe a noi giocatori, quelli che stanno più tempo, aiutare sia il mister sia anche quelli che arriveranno. È la volta del direttore di Hellas Live, Alberto Fabbri. Capitano, ben ritrovato, ciao Miguel. Grazie. Terzo anno per te. E ti chiedo, il tuo futuro lo è già un po' definito, o meglio ti sei buttato avanti, perché questo attestato, tu stai già ridendo perché sai dove voglio arrivare, questo attestato d'allenatore UEFA B, insomma, ti porta un domani magari a fare allenatore,
è quello uno dei tuoi obiettivi per il prossimo futuro? Per essere sincero, è una cosa che non penso. Cioè, è stata un'opportunità che mi è stato concesso sia a me sia a altre persone di poter fare questo corso, quindi ho approfittato per farlo, perché è una cosa che mi piace, quindi l'ho fatto. Però sinceramente non è già il mio pensiero di fare allenatore, anche perché in quanto questa competitività dentro di me di consapevolezza di sapere che posso anche aiutare i miei compagni, sia aiutare anche la società Hellas, perché mi ha dato una grandissima mano, continuo a giocare, perché è quello che voglio fare per adesso. Poi il futuro, come ti ho detto, è stata un'opportunità, e l'ho preso questa opportunità, l'ho fatto perché è una cosa che mi piace, però adesso quello che penso è ancora giocare. E ti trovo anche in ottima forma, ti sei presentato in Grazie. Maniera ottimale, direi, in ritiro. Un mercato invece, Michele, che al momento è fermo, vuoi che ci siano pochi soldi, vuoi che è finito ieri l'Europeo, insomma deve ancora entrare nel vivo, però l'Hellas Verona ha già fatto un acquisto, secondo me importante, sarà il tuo vicino di banco forse, dopo staremo a vedere le scelte di mister Di Francesco. Ti chiedo che impressione ha avuto di Martin, un giocatore che insomma mi sembra molto dinamico, che con te può formare un binomio molto importante. Vabbè, sappiamo quando ci sono queste competizioni il mercato è un po' così, poi quello che accadrà compete sia al mister, sia a Tony, sia alla società di decidere quello che sia meglio per noi. Martin, quello che posso dire, sì, è un giocatore, si vede forte fisicamente, dinamico, e noi dobbiamo aiutarlo a capire un po' come sia, come la Serie A, perché è sicuramente diverso da dove ha già giocato. Quello che posso dire è quello che arriveranno, sì, arriveranno, lo aiuteremo a tutti quanti, perché come ti ho detto il nostro punto di forza sarà sempre il nostro gruppo e questa famiglia che tutti quanti che siamo qua. Quanto è importante ritrovare i tifosi, aggiungo finalmente, dopo dei mesi molto difficili, giocare con l'eco del pallone, con le vostre urla, l'incitamento dell'allenatore, adesso piano piano qui anche a Mezzano stanno arrivando, nonostante le numerose difficoltà, cosa vuol dire questo per voi? E una battuta anche sull'ultima giornata, legata sempre allo spogliatoio, l'importanza del gruppo. Alessandro Berardi ha esordito in Serie A proprio a Napoli, l'ultima giornata, e lui penso che sia proprio una delle colonne portanti di questa seconda famiglia, come tu giustamente l'hai definita. Sì, penso che è molto, iniziando con questa ultima domanda che mi hai fatto, penso che Alessandro sia il giocatore più importante della nostra squadra, nel senso, non dico, magari tutti prendono in giro queste mie parole, però veramente è sempre stato un compagno che ci ha dato sempre la mano, e poi come ti ho detto all'inizio quelli che magari che non giocano tanto o non hanno magari un'opportunità sono quelle più importanti. Alessandro è l'esempio, perché tutti questi due anni che l'ho avuto come compagno, giocando o non giocando, in questo caso che non giocava, ha sempre dato il suo meglio, ha provato sempre a migliorare i suoi compagni, e penso che è stata veramente una cosa meritata per lui esordire in Serie A, perché sicuramente è stato un sogno per lui. I tifosi, come ti ho detto, cioè è stato dispiaciuto per il primo anno come era finita anche per loro, perché come le cose stavano andando e tutto fino a lì, da quando non si è fermato, è veramente una spinta ai nostri tifosi. Non vediamo l'ora di poter giocare per loro e continuare a fare una bellissima stagione. Lascio la parola adesso al collega Federico Montresor per rivolgere a Miguel le domande che sono arrivate al nostro ufficio stampa dai giornalisti non ancora presenti in ritiro. Ciao Miguel, Matteo Fontana della Gazzetta dello Sport e del Corriere di Verona ti chiede se dopo questo rinnovo e il terzo imminente anno in Serie A ti senti ormai una bandiera del Verona. No, una bandiera no, mi sento che ho potuto aiutare
ha potuto aiutare la società a raggiungere i suoi obiettivi. Penso che ha aiutato magari ogni anno che è passato di mettere un gradino in più, di poter crescere, e penso che quello sarà sempre o dovrà essere l'obiettivo dell'Hellas. Ovviamente ho l'obiettivo di salvarsi e ogni anno migliorarsi in qualcosa, quello deve essere il nostro pensiero. Luca Chiarini di Tutto Mercato Web ti chiede se l'impostazione tattica che il mister sta cercando di trasmettervi in questi primissimi giorni è diversa dalle scorse stagioni o se ci sono degli elementi di continuità. Ovviamente che ogni allenatore ha la sua idea, il suo modo di giocare, che vuole che la sua squadra giochi. Ovviamente che siamo qua solo da praticamente questo è il secondo giorno, penso che c'è ancora tanto da migliorarsi sia a livello fisico sia a livello tecnico-tattico, e sicuramente il mister è molto preparato e ci metterà molto preparato per la prima partita della stagione. Sempre Chiarini chiede se al di là dell'obiettivo di squadra, che è la salvezza, ce n'è uno che ti poni a livello personale. Sì, non sono contento con la mia stagione dell'anno scorso, sinceramente, a livello, perché sono mancato tante partite, non ho, ovviamente non per la mia voglia, per quello che è successo, gli infortuni. Sono carico anche di più di quello primo anno, quando sono arrivato, quando ho detto che volevo fare la mia migliore stagione. Ovviamente che non dipende da me, perché da solo nessuno può fare niente, dipende sempre dalla squadra, però il mio obiettivo è ovviamente fare ancora meglio e poter aiutare l'Hellas. Chiudiamo con Tommaso Badia del sito calciohellas.it, che ti chiede se dopo una stagione a dir poco particolare avere questa possibilità di iniziare un campionato con una preparazione normale, quindi diversa da quella dell'anno scorso, è importante per voi. Sì, è molto importante. L'anno scorso, mi ricordo benissimo, abbiamo avuto solo praticamente 15 giorni di vacanze, che magari qualcuno dice che ci sono 15 giorni, sì, sono 15 giorni, però è stata veramente una stagione atipica per tutti, non solo per noi ovviamente. Poi si è visto anche durante la stagione tantissimi infortuni, che dispiace a tutti. Prepararci bene è sempre importante per fare una bellissima stagione. Speriamo che riusciamo ovviamente a raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza, tutti quanti.